ragazzi, ho appena scoperto che allo Santos sono arrivati dei multimiliardari con delle supercar incredibili del 2021 e 2022, tutti nuovi modelli di supercar più pazzesche del mondo, e sono qua, parcheggiate nelle loro ville di Los Santos, e oggi ragazzi andremo a rubarle. Non perderemo tempo, è come rubare una caramella ad un bambino, è facilissimo, e sono parcheggiate fuori dal loro vialetto di casa o addirittura nel loro garage, ma non è un problema per noi, abbiamo organizzato tutto, oggi ci impossesseremo di quelle macchine. Come vedete ragazzi, ho organizzato tutto, abbiamo fatto tutta la preparazione con le telecamere, con tutto quello che dobbiamo fare. L'unica cosa è, dobbiamo essere invisibili, dobbiamo essere molto furtivi e non farci beccare, perché alcuni di loro hanno delle guardie del corpo, altri hanno telecamere e sistemi di tutti i tipi, quindi dobbiamo usare la testa. Bene ragazzi, non ci resta altro che andare, uscire dal nostro bunker segreto e andare a rubare queste supercar. Quindi, come vedete ragazzi, lasciate stare che qua è un macello, mi trovo sotto un locale che vivo qua e organizzo qua i miei colpi e tutto quanto, quindi lasciate stare se è tutto un po' poco organizzato e molto schifoso. Vedete, c'è l'acqua addirittura che scende dalle pareti ragazzi, ma per fortuna mi hanno ospitato insomma quelli del Bahamas, e direi che ragazzi è qua che parcheggeremo le supercar e le nasconderemo. Ah, c'è anche un sistema qui, non so se lo vedete, ma c'è un sistema che non fa connettere le supercar a internet per poter insomma essere scovate, quindi quando sono qua dentro praticamente è come se non esistessero più. Detto ciò ragazzi, adesso andiamo a prendere la nostra macchina. Ah, adesso ovviamente il club è chiuso comunque, non c'è nessuno, vedete che balla perché è giorno, ma andiamo a prendere la macchina e andiamo nel primo posto. Ragazzi, in cui c'è la prima supercar. Ok ragazzi, allora il primo posto in cui andremo oggi è semplicemente una villa a Los Santos. Adesso ve la faccio vedere perché si trova esattamente qua ed è la più incredibile delle ville, è pazzesca, e lì si trova la prima supercar. Solo che dobbiamo stare un attimo attenti perché ci sono un po' di guardie e un po' di problemi. Ok ragazzi, dovremmo essere arrivati alla prima delle case, eccola qua. Vedete la villa, quella, non so se la riuscite a vedere, ma ci sono due bodyguard là dentro. Io adesso dovrei trovare una posizione, ecco qua, magari in questa casa, se riuscissimo ad entrare in questa casa magari scavalcando, vediamo se riusciamo. Forse potrei non farmi vedere troppo da loro, vediamo se non c'è accesso. Incredibile, è incredibile, ma che casa è? Ok, allora proviamo a fare un'altra cosa ragazzi, proviamo ad entrare dal tettuccio della nostra macchina, salire dalla sopra e vedere di buttarci sotto da lì, perché magari a sto punto potrei... Ok, sì, ci siamo, attenzione. Ok ragazzi, ho preso il cecchino così possiamo avere una visuale sicuramente migliore su di loro. Vedete, ne vedo uno lì e un altro là sotto, non so se ce ne sono altri sinceramente, ma la villa è abbastanza grande quindi è molto probabile che sia così. Ma per ora direi che possiamo fare fuori i primi due, non dovrebbe accorgersi nulla nessuno, e poi magari questo sotto. Siete pronti? 3, 2, 1. Ok, andati, attenzione, andato anche quello. Ok, possiamo avvicinarci, in questo lato non dovrebbero esserci problemi. Ok, saliamo a bordo della macchina, nessuno ha visto niente, vedete, nessuno si è spaventato, anzi sì, qualcuno sembrerebbe aver visto perché sembrerebbe che qualcuno abbia allertato la polizia su degli spari, quindi togliamoci di mezzo, e infatti non ci stanno più beccando, non sanno più chi siamo, non sanno dove sono. Ok, oh, c'è la polizia, nascondiamo la macchina qua un attimo. Vedo la supercar ragazzi, è lì. È lì. Vediamo se ci sono le chiavi, non vedo altri problemi, non vedo altre persone, non vedo altri bodyguard, quindi potrebbe già essere un'ottima posizione questa in cui trovarsi. Purtroppo la macchina è completamente bloccata, niente, devo andare a cercare le chiavi. Entriamo dentro ragazzi, piano piano, senza far rumore, come da piano, lentamente ragazzi, nessuno deve sentirci, nessuno deve vederci. Vediamo se riusciamo a fare questo colpo ragazzi, non sembrerebbe esserci nessuno dentro casa, di solito a casa dei multimiliardari non c'è nessuno perché sono sempre al lavoro, quindi dovremmo essere abbastanza in grado di trovare le chiavi, ma qua è completamente tutto vuoto, mannaggia. Ok, oh, forse là di sotto, andiamo a vedere di sotto, qui c'è una sedia d'ufficio ma non mi sembra di trovare chiavi. Ok, questo è il guardaroba, c'è un po' di roba personale qui. Ok, attenzione ragazzi, lì c'è un bodyguard, stiamo ben attenti. Qui ragazzi c'è un bodyguard, quindi non deve girarsi a vederci perché sennò siamo assolutamente fritti. Quindi fatemi vedere se riesco a trovare le chiavi, devono essere da qualche parte qua in giro, per forza. Eccole qua, le prendo, prese. Andiamo ragazzi, che non si è accorto assolutamente di niente. Andiamo. Si accorgeranno quando si accenderà la supercar. A meno che quella non sia ibrida e quindi magari non si accende con il rombo, non saprei, ma di solito le supercar lo fanno, quindi ok, direi che possiamo correre tanto qua. Non c'è nessuno, attenzione. Ma che cosa? Perché c'è un martello lì? Delle casse? Non voglio sapere, ragazzi.
Vedete, la mia macchina è stata lasciata lì, non sembrerebbe esserci nessuno. Vediamo se si apre, si apre! Si è aperta, si è aperta, si è aperta. Vai, 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 vai. Forza, forza. Ok, sì, si è accesa con il rombo. Dobbiamo scappare. Via, 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 via. Ok, ok. Allora, ragazzi, dove devo andare a destra, mamma, mamma, giusto, giusto, giusto. Via, 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 lontanissimi. Oh mio Dio, che supercarica è questa? Oh no, che cosa è successo? Oddio, cosa è successo? Si è staccato qualcosa. Aiuto! No! No, 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 dov'è, dov'è, dov'è? Laggiù, laggiù, laggiù. Porca la miseria, mi giuro, non lo fa. Ma che caspita è successo? Non ne ho la più pallida idea. Dobbiamo muoverci prima che ci trovino, prima che succeda qualcosa di grave, prima che la supercar si rompa, che, o che magari qualcuno ci scovi. Perché effettivamente, secondo me, i bodyguard rimasti, ragazzi, ci daranno sicuramente la caccia. Quindi muoviamoci. Vai, 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 vai. Guardate l'alettone che si muove. Guardate l'alettone che quando freno si muove, è incredibile. Guardate come funziona. Qua ha lo schermo che si muove con il volante, che roba assurda. Non ho mai visto nulla del genere, ragazzi. Muoviamoci prima che qualcuno si accorge. Per ora non si sembrerebbe essersi accorto nessuno, anche perché gli altri bodyguard sono morti, quindi solamente lui dovrebbe essere rimasto, forse uno in più, non ne ho idea, non ne ho idea, ma io intanto lo sto rubando, ragazzi, e ce la stiamo facendo. Dovrebbe scomparire dai radar tra pochissimi metri. Via, 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 via con queste macchine. Via, 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 via. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Qua a destra, qua a destra, qua a destra. Attenzione, 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 attenzione. Ok, qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro. Ok, siamo al sicuro, siamo al sicuro. Mettiamola in modo che ci siano altre supercar, ragazzi, ma siamo al sicuro. Ecco, l'auto è adesso invisibile. Spero che non abbiano preso la mia ultima posizione. Direi di lasciare la supercar qua. Credo che ci sia spazio ancora per almeno 2-3 supercar sicuro. Prima è fatta, ragazzi. Ragazzi, arriviamo a 6.000 like se volete avere un nuovo episodio in cui rubiamo le supercar dei miliardari, trilionari o qualunque cosa sia. Ok, ragazzi, mi trovo all'ospedale, ma non pensate male, non è per nulla di strano o per niente di che, ma semplicemente il proprietario di questo ospedale, cioè la persona che effettivamente ha tutto l'ospedale, ha anche una supercar e la tiene sempre parcheggiata nel garage. Adesso, io non so esattamente come fare perché qua c'è una farmacia, ci sono un paio di cose, sto cercando il garage, emergenze forse. Nel garage qua dietro, vediamo se l'emergenza magari forse qui. No, ok, questi sono effettivamente uffici. Stiamo cercando il garage qui. Dov'è? Ok, piano. Finora non so perché, ragazzi, non ci ha visto nessuno. Questo sembra l'ospedale più vuoto che io abbia mai visto in vita mia. Non so dove siano finiti tutti o se c'è qualunque problema, ma comunque qua ci sono degli ascensori, vediamo se riusciamo a scendere. Ok, sono sceso, ragazzi, vediamo un po'. Ok, questo è il garage. Vediamo se qualcuno. Prima adocchiamo la situazione perché anche questa potrebbe essere monitorata. Guardate, una stampella. Non vedo sinceramente niente, nessuno. Che potrebbe essere il colpo più facile della nostra storia, ragazzi. Tranne tante ambulanze, ma non vedo la supercar. Quindi quella è un'uscita o entrata. E dovrebbe esserci un'uscita o entrata anche dall'altra parte, da come avevo adocchiato la situazione. Ma non vedo la supercar in questione. Quindi vediamo, adesso facciamo. Sì, giusto. Quindi facciamo il giro. Eccola! Eccola! Oh mio Dio, ma cos'è? È la nuova McLaren! Come si chiama? Artura! È aperta! Oddio! Oh! Che roba è, ma pazzesco! Bellissimo, ragazzi! Che caspita! Questo l'ha lasciata qua completamente da sola! Cioè, chiunque poteva semplicemente prenderla e rubarla! Incredibile! Non ci posso credere! Guardate che mostro di macchina! Che mostro che è questo! Oddio! Ok, mamma, mamma, velocissimo, perché sono sicuro che questo abbia qualche... Oddio, ma guardate che bella che è, larghissime le ruote, ha tipo i fanali, poi questo alettone tipo fatto a forma di H, ma che caspita è, non ne ho idea. Guardate la dash davanti con la marcia e la velocità, questo è andato troppo veloce. Oddio, un mostro sta macchina, quando acceleriamo sopra i 7000, oh guardate quanto va sotto i 7000 giri, tipo inizia a volare e si ribalta tutta, ok. Ok, fa le fiammate anche dallo scarico. Questa, ragazzi, deve essere l'auto più assurda che solamente un multimiliardario poteva acquistare, vi giuro. Guardate che macchina! Non so neanche se la McLaren le fa, ne fa una fraffatta una, cioè, e ce l'ha lui, non ne ho idea. Ce l'abbiamo noi adesso più che altro, quindi andiamo al Bama, ragazzi, e cerchiamo di non vedere, cioè, cerchiamo di nasconderla dal pubblico questa. Oh! Ho perso la strada che dovevo fare, ragazzi, ma ne vale assai troppo la pena. Però qua c'è la polizia. C'è la polizia, scusate, non ho assolutamente rubato una macchina. No, 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 no. Ed eccoci qua, ragazzi, eccoci al Bama. Vediamo di lasciare anche questa. Non frena mica tanto bene, però. Hanno fatto tutto, ma non frena neanche tanto bene. Ok, benissimo, dovrebbero starci altre due macchine. Adesso è completamente invisibile dai radar, per fortuna. Oh, non l'avevo neanche notato, agli stessi cerchi della Speedtail. Vedete che davanti sono completamente coperti. Che auto incredibile. Wow. Wow.
La prossima macchina, ragazzi, si trova dentro questo edificio. Vedete questo grattacielo qua? Beh, c'è un garage sotterraneo, questo si chiama Headquarters. E sotto c'è un... vedete lì dove ci sono quei paletti che si muovono? Lì c'è un'altra supercar che dovremo rubare oggi. Questo è un edificio di un multimiliardario, ovviamente. Quindi dobbiamo andare a rubare. E sembrerebbe essere una Bugatti davvero incredibile del 2021. Quindi andiamo a vedere. E questa dovrebbe essere facile da rubare, credo. Ok ragazzi, avviciniamoci lentamente. Ci sono delle telecamere ovunque, quindi non dobbiamo assolutamente farci vedere in volto questa volta. Dobbiamo assolutamente essere coperti, infatti lo sono. Vediamo se... ecco la macchina. La vedo, ma c'è qualcuno lì. La vedo, però c'è qualcuno. Non so se è una persona sola, sembra un valletto di quelli che ti portano la macchina, sapete, al garage. E potrebbe molto essere, potrebbe decisamente essere. Ho portato la pistola questa volta, non avevo spazio ovviamente per il cecchino, quindi vediamo se riusciamo ad arrangiarci così. Ok, avviciniamoci, dovremmo essere... vedete che c'è una colonna in mezzo, quindi dovremmo essere invisibili tecnicamente. Cerco di non farmi assolutamente notare, ma qua... è abbastanza difficile per questa curva del garage, vedete? Anche le telecamere, sicuramente se c'è qualcuno che le sta monitorando... c'è un'altra persona. Ci hanno forse visto, quindi dobbiamo fare un lavoro veramente veloce e dobbiamo essere bravi. Ok, allora, mentre quello è dietro la colonna, io direi che posso... ok, morto. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Fatto. Oh, no! La granata, no! No! Ho perso il veicolo! Abortire! No, via, ho perso il veicolo! Porca miseria, mi è scappata! Vi giuro, non l'ho fatto apposta, mi è scappata! Ok, allora, prendiamo l'ascensore, andiamo al piano zero, facciamo finta di niente, togliamoci la maschera, tutto. Vediamo, ragazzi, perfetto, non ci ha visto nessuno, è pieno di sirene, ragazzi, dobbiamo andarcene via da qua. Sono tutti di sotto, si aspettano un casini di sotto, quindi io se scappo da questa parte non mi vede nessuno. Caspita, abbiamo perso una macchina incredibile. Non so, vi giuro, come ho fatto, ma... vabbè, ok, niente, lasciamo stare. In questo momento, ragazzi, mi trovo nella casa di un vicino del multimiliardario. C'è un'altra macchina che ci interessa davvero tanto. Questa non dovrebbe aver problemi, non dovrebbero esserci persone o nulla del genere, perché ho già visto tramite una webcam piazzata in una posizione davvero speciale, ragazzi, quello che è l'interno della macchina, quindi, cioè, l'esterno con la macchina. Quindi so che è parcheggiata, ma mannaggia, la gente mi vede così e camminiamo normali come persone normali, sennò davvero qui è un problema. Poi la gente chiama la polizia solo perché mi vede tutto incappucciato, no? Abbassato. Ma in ogni caso, ragazzi, l'unica cosa da sapere adesso è se effettivamente, eccola qua, ci sono le chiavi. Questa è la Lamborghini Countach nuova, quella del 2022, ragazzi. E vediamo se la macchina è aperta o chiusa. E niente, è chiusa, ovviamente. Quindi dobbiamo entrare in casa, ragazzi. Ma vediamo. C'è un gatto qua. Gatto, non muoverti, gatto. Non muoverti, gatto. Bravo, gatto. Bravo, gatto. Non muoverti, gatto. Vediamo se la porta è aperta o chiusa. E la porta è chiusa anche qua. Non ci posso credere. Ok, dobbiamo fare il giro, credo. Ci sarà un accesso da qualche parte. Oh, eccolo, è lì. È lì alla sedia che sta scrivendo all'ufficio. Ok, dobbiamo stare molto attenti, perché sennò veniamo beccati. E se veniamo beccati è un problema. Vediamo se riesco a fare il giro. Magari c'è una porta aperta da qualche parte. Magari la troviamo, sicuramente se la troviamo, credo. Ok, qua non sembrerebbe esserci nessuno, quindi sappiamo che lui è in ufficio e credo viva da solo, immagino. Quindi abbiamo una chance. Vediamo se questa porta è sbloccata, che è quella sul retro. Credo non ci sia nessun altro, ragazzi. Questa è sbloccata, questa è sbloccata, vai. Ok, attenzione, siamo dentro casa del multimiliardario. Vediamo se troviamo le chiavi. Come al solito posto dovrebbero essere... attenzione, ok. Vado di sopra, dovrebbe esserci qualcosa qua. Spero di trovare le chiavi. Giornali. Ma che ci fa con tutti questi giornali e il vino? Troppi giornali. Vediamo se le troviamo qua da qualche parte. Attenzione, eh. C'è una cassetta di sicurezza qua, ragazzi, invece. Eccole! Ecco le chiavi. Ok, prendo le chiavi, eh. Perfetto, prese. Ok, andiamo via. La porta principale qual è? Questa, credo. Questa è bloccata, devo rifare il giro di nuovo da capo, mannaggia. Ok, ci siamo fuori dalla casa, ragazzi. Non facciamoci ancora notare, perché so che lui si trova in ufficio. Non abbiamo incontrato nessun altro in casa, quindi attenzione. Andiamo lentamente qua, che non mi ricordo dove sia la sua finestra, ma credo... ok, non c'è, perfetto. Vediamo se si sblocca la macchina, vediamo se la porta funziona, ragazzi, e si riesce ad aprire. Sì, si riapre, si apre. Questa è l'ultima. Sentite che rombo, via. Oh, via con la Countach, via. Oddio, non ci credo, ce l'ho fatta. Attenzione, oddio, quanto corre questa. Quanto va veloce, ragazzi. Oh mamma, wow. Davvero pazzesca, ragazzi. Ok,
Attenzione, vediamo di metterla come ultima macchina al Bama Mama. Se poi abbiamo decisamente terminato per oggi, ragazzi, qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra supercar preferita tra tutte quelle che abbiamo rubato oggi, ragazzi. E soprattutto arriviamo a 6.000 like. Ricordatevi, se arriviamo a 6.000 like uscirà un nuovo episodio del genere in cui rubiamo queste supercar, ragazzi, a qualcun altro, magari a più di multimiliardari o qualcos'altro, ragazzi, a trilionari. Non sarei che si dice così, ma in ogni caso siamo quasi arrivati. Il garage dovrebbe trovarsi qua sulla destra. Quindi abbiamo la macchina questa immacolata, la lasciamo qua, ragazzi, e abbiamo tutto quello che serve. Perfetto. Ok, eccola qua, ragazzi. Ci stavano due supercar, ma una purtroppo è andata per sempre. Quindi eccoci qua. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate qua sotto in descrizione. Quale delle supercar vi piace di più? Li chiudiamo e le rivenderemo in altri paesi e le porteremo via tramite container e guadagneremo milioni di dollari. Ma detto ciò, grazie mille. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi. È una cosa importante, ragazzi. In descrizione c'è il mio Instagram. Seguitemi lì. Detto ciò, grazie mille. Arrivederci.